siamo pronti a salire nuovamente con gli azzurri, intenti a remare verso Parigi 2024. Rispetto alla puntata precedente, cambiamo imbarcazione, andando alla scoperta di una barca di punta, il Due Senza. Questa specialità mi sono avvicinato fin da ragazzino, perché già ai mondiali junior ho fatto il Due Senza. Negli ultimi 2 anni ho partecipato al mondiale in Due Senza. Beh, la barca si è qualificata, però dobbiamo riconfermarci, dobbiamo cercare ancora di essere i migliori. Ho solo un remo in mano e lui solo uno, quindi dobbiamo equilibrare le forze, l'affiatamento e tutto quello che c'è nella barca, perché alla fine siamo solo io e lui. Per costruire un buon Due Senza serve sicuramente un buon affiatamento, una buona conoscenza dei propri difetti e pregi. Secondo me serve anche una buona predisposizione al lavoro, al saper lavorare in squadra, che è una parte fondamentale, soprattutto della squadra di punta. E da lì poi si riescono a costruire sia il 2 che il 4 che l'8. Siamo riusciti a qualificarlo con 2 ragazzi molto giovani, i nostri migliori atleti che hanno fatto le Olimpiadi di Tokyo 2020. Purtroppo hanno avuto un anno difficile con parecchi infortuni e quindi abbiamo dirottato i nostri 2 giovani sul Due Senza. Questo gli ha permesso con grande determinazione ai 2 ragazzi comunque di qualificare l'imbarcazione. La situazione è chiara. Questa barca gareggerà nel bacino olimpico alle porte di Parigi, ma l'equipaggio è ancora da definire. Aspetto che va a pungolare gli atleti e ad aumentare le loro motivazioni e le loro responsabilità. Un pochino il pensiero c'è, però principalmente stiamo lavorando sodo per tenerci il nostro posto, ecco. Comunque la sicurezza non è ancora certa. Sono tranquillo, a dire la verità, non sento molto le gare a livello di pressione. Non sono ancora a Parigi, devo ancora lavorare per essere sicuro. Che comunque il mio obiettivo è quello, andare alle Olimpiadi. L'ha fatta mio nonno, l'ha fatta mio zio e chissà, magari anch'io. Manca ancora un pochino, però vorrei sicuramente vedermi alle Olimpiadi e sicuramente in una finale A. L'Olimpiade è una cosa molto diversa dal mondiale. Tu puoi anche aver vinto 2 o 3 mondiali e arrivare all'Olimpiade e fallire. E quindi dobbiamo andare tutti quanti a molto agguerriti, non sottovalutare niente e nessuno. Ogni stimolo esterno, se ben orientato, è funzionale al raggiungimento del risultato, che quest'anno corrisponde anche alla realizzazione di un sogno. Studio chimica all'Università Milano Bicocca. Mi ha aiutato tanto a pormi degli obiettivi, ogni giorno aggiungi sempre qualcosina in più che ti porta poi a scalare questa montagna, come sto sempre facendo ogni giorno. Anch'io studio, sicuramente ti dà altri obiettivi nella vita, perché comunque lo sport è una parentesi e ognuno deve cercare di aprirsi altri orizzonti al di fuori del canottaggio o qualsiasi altro sport. Gli orizzonti per ora rivelano contorni ben definiti. Gli azzurri hanno le idee molto chiare e vogliono raggiungere i traguardi importanti al ritmo di poderose vogate. Sicuramente una medaglia mondiale e comunque anche la partecipazione olimpica e magari anche una medaglia olimpica, però ora stiamo con i piedi per terra, ecco. Tutti quanti stanno lavorando bene e credo che faremo bene cose. Tu puoi seminare, diciamo, un campo, però poi dopo se non riesci a raccogliere da tutte le piante significa che qualcosa non ha funzionato.
è la forza mentale che ti porterà ad arrivare in qualsiasi posto. Non si può fare nessun record, nessuna impresa se non c'è la testa. Questi ragazzi hanno già dimostrato di avere la testa ben salda sulle spalle e lo sguardo fisso verso i prossimi obiettivi sportivi. Non ci resta che accompagnarli in questo viaggio a 5 cerchi. Alla prossima puntata!